Si può ottenere l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento in caso di depressione? Scopriamolo insieme in questo video. Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale, attivare la campanellina in modo tale da rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Secondo la legge italiana, è invalido civile chiunque sia affetto da patologie tali da compromettere la normale capacità lavorativa, oppure incapace a svolgere gli atti quotidiani della vita in relazione all'età. E questo riguarda essenzialmente i minori di anni 18. Devi sapere però che la legge italiana prevede delle agevolazioni agli invalidi civili. In particolare, queste agevolazioni sono strettamente correlate alle percentuali di invalidità riconosciute. Infatti, in caso di invalidità civile superiore al 74%, l'invalido potrà ottenere quello che viene definito assegno mensile di invalidità. In caso però di invalidità del 100%, non avrà diritto all'assegno mensile, ma alla pensione di invalidità. Detto ciò, che cos'è la depressione e come soprattutto incide la depressione ai fini dell'invalidità? La depressione è una patologia grave e che in determinati casi può portare addirittura a forme di isolamento sociale. La depressione può comunque manifestarsi in molteplici forme. In particolare può presentarsi in forma episodica oppure può anche manifestarsi in modo continuativo. Nel primo caso si parlerà di episodi depressivi. Nel secondo caso, invece, si parlerà di disturbi depressivi. Questa distinzione è molto importante ai fini dell'invalidità civile. Ovviamente, per la domanda di invalidità è necessario che la patologia sia tale da determinare un vero e proprio disturbo e non soltanto un episodio di depressione. Ma voglio farti una domanda. Secondo te, una persona invalida che soffre di depressione può avere diritto all'indennità di accompagnamento? La risposta è sì. E voglio raccontarti la storia di Margherita. Margherita è una persona affetta da disturbo depressivo già da tanti anni, ma soprattutto di un disturbo depressivo molto grave che ha determinato veri e propri atti persecutori anche nei confronti del proprio fisico. La signora Margherita, purtroppo, ha avuto sempre la necessità di un'assistenza continua. Infatti la figlia non poteva più lavorare per assisterla negli atti quotidiani della vita. Ma la cosa più importante è che in 6 mesi siamo riusciti ad ottenere l'indennità di accompagnamento fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. Se anche tu ti trovi in una situazione del genere e sei un invalido civile totale al 100%, allora chiamami e sarò lieto ad ascoltarti. Se preferisci scrivermi, fallo e io ti risponderò. Sono Stefano Di Giacomo, sono un avvocato civilista e sono qui per dare voce ai tuoi diritti.